Ciao lettori, oggi è tempo di bilancio delle mie letture del mese di agosto. Il primo libro che ho letto ad agosto è stato Il colore dei fiori d'estate di Anna Jean Mayhew, edito da Newton Compton. Piccola premessa, il titolo del libro in italiano, così come la cover, non rendono per niente giustizia ai contenuti di questo libro e anzi penso che lo penalizzino moltissimo, perché alcune case editrici seguono la moda del momento e probabilmente quando è stato pubblicato questo libro andavano di moda i titoli e le copertine con i fiori, che per carità sono carine, però quando vedi in libreria mille mila libri con le cover tutte simili, sembra quasi che anche il contenuto si assomigli e che un libro valga l'altro. In questo caso il libro avrebbe meritato davvero che il titolo fosse mantenuto con la traduzione originale dall'inglese, perché il titolo originale era The Dry Grass of August, ovvero l'erba secca di agosto, e era così brutto questo titolo da meritare di essere cambiato. Io dico di no, anzi era un bel titolo, un titolo particolare e avrebbe messo in risalto maggiormente il libro e anche la cover avrebbe meritato di essere un po' più particolare, più attinente ai contenuti del libro, cosa che invece non è. Bene, chiusa parentesi, scusatemi, ma a mio avviso era doveroso dirlo perché secondo me è veramente un peccato che il libro sia stato rappresentato così. In questo libro vi è una storia drammatica ambientata durante le vacanze estive di agosto, in una caldissima estate americana anni 50. Ed è una storia di violenza e di disuguaglianze sociali, ma anche di affetti e di amicizie genuine. È una storia a mio avviso molto bella, una storia interessante ed appassionante, che nella seconda metà del libro non manca anche di commuovere e con un buon finale dai risvolti inaspettati. È stata un'ottima lettura, io le assegno 4 stelline e mezzo su 5. Io come tematiche e come ambientazione accosterei questo libro ai Bui oltre la siepe oppure a The Help, ovviamente con trama diversissima ma con tematiche simili. Un altro libro che ho letto è stato Una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace, edito da Minimum Fax. Questo è il primo libro che leggo di Wallace ed è un autore di cui avevo sentito parlare moltissimo in termini entusiastici e non sapevo bene cosa aspettarmi. Il libro in questione è un reportage di viaggio che documenta una vacanza, una crociera in una nave extra lusso dalla Florida ai Caraibi. Sono sicuramente rimasta molto colpita dallo stile di scrittura dell'autore e dal suo acuto occhio indagatore che con piglio definirei disincantato descrive il mondo delle crociere di lusso con brillante ironia. È stata una buona lettura, però devo ammettere non esente da difetti. Non tutti i capitoli risultano a mio avviso piacevoli allo stesso modo, ma ci sono un po' di alti e bassi. E poi c'è una cosa in particolare che mi ha dato fastidio, sono state le continue, ripetute e infinite note a piè di pagina che sono disseminate ovunque e che secondo me frammentano molto la lettura. Avrei preferito che le osservazioni presenti nelle note fossero integrate completamente all'interno del testo in modo che la lettura risultasse omogenea, invece la lettura in questo modo risulta sempre frammentata da continue interruzioni e tra l'altro non si tratta di note brevi, ma sono anche note parecchio lunghe, di molte, molte frasi, a volte occupano anche mezze pagine e quindi non si può leggere il libro senza saltare le note perché praticamente se si saltassero le note, si salterebbe di leggere praticamente metà libro. Il mio voto per questo libro, alla luce di questo fatto, sono di 3 stelline su 5. È sicuramente un buon libro, ma forse a causa delle mie aspettative che erano troppo alte, mi aspettavo qualcosa di più. Comunque di Wallace mi affascina moltissimo il suo sguardo disincantato sul mondo, ma non credo che qui abbia dato il meglio di sé. Siccome questo è il primo libro che leggo, non ho altri termini di paragone, però mi farò un'opinione sicuramente migliore leggendo altri suoi libri perché ho comunque intenzione di leggerne altri. Il terzo libro che ho letto ad agosto è stato L'estate della paura di Dan Simmons, edito da Gargoyle. Devo ammettere che ne ero un po' intimorita perché su questo libro pesa il paragone con il celebre It di Stephen King ed è da qui che partirò nel giudicarlo. Quindi vi dico che, ok, va bene, tra It e questo libro ci sono sicuramente delle caratteristiche in comune, quali la stagione e il periodo di ambientazione, l'età dei protagonisti e la manifestazione ciclica del male. E forse per qualcuno queste caratteristiche in comune possono sembrare già fin troppe. Io però vi posso dire, avendo letto il libro, che nonostante abbia letto anche It da poco, lo scorso anno, quindi ne avevo un ricordo piuttosto fresco,
Leggere L'estate della paura non mi ha fatto pesato, non mi è sembrato di leggere un libro già letto. E anzi, mi sono appassionata moltissimo alla storia, perché comunque la storia e il suo evolversi sono diversissimi rispetto alla storia di It, e vi sono dei risvolti veramente inaspettati. Simmons ha uno stile di scrittura parecchio descrittivo, parecchio prolisso, e non a tutti può piacere, perché come lettura risulta densa e corposa e non risulta una lettura scorrevole e semplice. Però devo dire che a me è piaciuta. E l'ho trovata una lettura molto soddisfacente. E anche se i protagonisti sono dei ragazzini, io questo libro penso che sia adatto principalmente ad un pubblico adulto. Il finale, però, come temevo, ha raffreddato un po' il mio entusiasmo, perché l'ho trovato un po' troppo esagerato e pirotecnico, avrei preferito qualcosa di più sobrio. Ma c'è da dire che neanche il finale di It mi era piaciuto, ma per motivi completamente diversi. E comunque, a causa del fatto che il finale non mi è piaciuto poi così tanto, voto questo libro 4 stelline su 5, sarebbe stato veramente un libro perfetto se non fosse stato per quel finale che appunto non mi ha soddisfatto. Comunque devo dire che è stata un'ottima lettura e la consiglio. Il quarto libro che ho letto è stato Quella sera dorata di Peter Cameron, edito da Adelphi. Di questo autore avevo già letto Un giorno questo dolore ti sarà utile e mi era piaciuto molto e quindi avevo deciso di leggere qualcos'altro di suo. Certo è che questo libro è diversissimo da quello che avevo letto in precedenza, non meno bello, ma comunque fondamentalmente diverso. Quella sera dorata è un libro molto particolare, con una bellissima ambientazione uruguaiana e dal piglio un po' teatrale. Però intendiamoci, si tratta sempre comunque di un romanzo, però vi sono moltissimi dialoghi tra i personaggi e tutti i personaggi sono un po' eclettici. Si tratta di dialoghi pungenti animati da vivaci botta e risposta e sono i dialoghi in pratica a sorreggere la trama. È un libro che mi è piaciuto molto e che offre molteplici spunti di riflessioni, soprattutto sulla ricerca di se stessi e sul mutamento del proprio io. Io l'ho votato 4 stelline su 5. Aggiungo che da questo libro è anche stato tratto un film nel 2009 con il medesimo titolo e uno degli attori principali è Anthony Hopkins. Io non ho mai visto questo film, però appunto ora che ho letto il romanzo mi è venuta la curiosità di vederlo. Il quinto libro che ho letto è stato Lolita di Vladimir Nabokov e questo libro mi ha un po' colta alla sprovvista perché lo immaginavo diverso. La scrittura è molto bella e articolata, ma un po' difficoltosa, soprattutto nella parte centrale. L'argomento, però, trattato al suo interno è parecchio spinoso, immorale, e per comprendere appieno il significato del libro non va assolutamente liquidato con facili pregiudizi. Perché questo libro parla praticamente di pedofilia, ma non solo, vi sono anche altre tematiche, come ad esempio il fatto che un individuo si arroghi il diritto di appropriarsi della vita di un altro individuo, tenendolo soggiogato anche dal punto di vista psicologico. E quindi un romanzo che, vista la trama e le tematiche, potrebbe anche essere erroneamente liquidato con facile superficialità. E invece ci sarebbe da parlarne per ore, perché non è tutto come appare. È uno di quei libri che, secondo me, per essere appreso andrebbe letto addirittura 2 volte. L'autore del libro è stato, a mio avviso, coraggiosissimo a proporre un libro con tale tematica e a scriverlo addirittura secondo il punto di vista del, tra virgolette, cattivo, perché poi, come si scoprirà, il protagonista ha dei problemi molto seri, ma non è in realtà una cattiva persona. Io voto questo libro 4 stelline su 5. La quinta stellina è stata frenata dalla difficoltà che ho riscontrato, essendo questa appunto la mia prima lettura. Però immagino che se leggessi questo libro per una seconda volta potrei dargli anche il massimo dei voti. Benissimo, questi sono quindi i 5 libri che ho letto ad agosto. Avevo poi anche iniziato un sesto libro, però non l'ho finito in tempo e quindi di quello ve ne parlerò nel wrap-up di settembre. E non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati sui video che pubblicherò in futuro. Ciao ciao e al prossimo video!